I missionari sono elementi di cambiamento, dove passano loro veramente la terra rifiorisce, questo l'ho potuto constatare personalmente in tutte le missioni finora incontrate. E oggi, in un'occasione molto particolare, nella festa di San Daniele Comboni, il fondatore dei Comboniani e delle Comboniane, andiamo proprio a conoscere la storia di una missionaria comboniana per sapere come è cambiata la situazione sociale nella quale si è immersa lei, una comunità, come è cambiata una comunità e come è cambiata anche lei. Sor Laura Gemignani, buonasera. Sor buonasera. Laura, 29 anni in Etiopia, Sor Laura. 29 anni, tu sei cambiata. Un po'. E come? E tanto. E come è cambiata la tua comunità? Sì, molto. 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 Allora, guarda, cominceremo da una foto molto bella, che è una foto che è un po' l'emblema del trionfo della vita, ma non è un punto di partenza, è un punto, diciamo, una via di mezzo, ecco. Se possiamo far vedere questa foto di Sor Laura, chiederà alla regia, una foto molto bella, eccola qui, tu con un bimbo appena nato. Allora, è questo l'emblema del cambiamento della comunità di Gute Abakuna? Sì. Io sono a Gute Abakuna da 7 anni. Prima che riuscissimo ad avere il servizio, per esempio, dell'ambulanza, le mamme su 10 parti, 2, 3, lasciavano la vita per motivi di emorragie, per motivi diversi. Quindi già questo ha avuto un impatto di trasformazione. Vogliamo portare la nascita di un bambino affinché sia una gioia per tutti, affinché le mamme non rischino mai più la vita. Questo è stato un cambiamento radicale. Da che io sono a Getema c'è stato un solo decesso di quando una donna... In sette anni. Quando prima 2 su 10. Sì. E quindi un elemento... Molto bello, la gente ovviamente è contenta. Questa è una delle trasformazioni. La scuola, prima le bambine non andavano a scuola perché per cultura non avevano l'accesso, ecco, a scuola. Ecco le foto della scuola. Ecco, adesso il 50% dei bambini a partire dalla scuola materna è di sesso femminile, quindi cominciano insieme il cammino, maschietti e femminucce insieme. E tra i bambini non vedenti? Recentemente abbiamo realizzato un progetto, Negli occhi una stella, realizzato grazie alla collaborazione del MAC, Movimento Apostolico Ciechi, Economia Alternativa, e il Comune di Roma, che ci hanno aiutato in sinergia, e abbiamo fatto prevenzione, cura e riabilitazione. Abbiamo fatto un censimento e abbiamo trovato circa 60 ciechi in una sola provincia. Immaginiamo la magnitudine del problema. E oltre a fare prevenzione, quindi andare nelle scuole, abbiamo preso queste persone e abbiamo cercato di dare una risposta personalizzata ad ognuno di questi. Per esempio, noi sappiamo che dove c'è un cieco piuttosto adulto, tiene con sé un bimbo o una bimba che lo devono accompagnare, e quindi questo bimbo si ritrova con le gambe tagliate, non può andare a scuola, forse non potrà neanche sposarsi. Deve fare da bastone. Deve fare da bastone. E invece voi che cosa avete fatto? Abbiamo fatto un corso di orientamento a queste persone, circa 23 persone hanno ricevuto questo bastone speciale e hanno imparato a distinguere i suoni, i rumori, le forme, e adesso camminano da soli. Quindi abbiamo liberato dall'oppressione questi bambini e bambine che ai quali erano proibito di andare a scuola. A 8 ragazzini... Ridato dignità. Ai ciechi. A favore della vita e la vita nella sua pienezza, la vita della nascita, liberarli dall'analfabetismo con la scuola, liberarmi da questa forma di oppressione e poi liberare anche quella fascia di ciechi, quel gruppo di ciechi che si sentono bene o male un peso della famiglia. Guarda questa foto, Sor Laura, il miele. Sì, anche questo. Anche questo l'avete trasformato? Trasformato in un microcredito. Questo è Tesema, un ragazzo che lavora con noi, adesso è praticamente autosufficiente, è capace di preparare dalla vecchia cera che tirano fuori in modo, secondo la loro cultura, dagli alberi. Sì, sì, tipo dei piccovoni attaccati ai rami. Esatto, mi sono fatta arrivare una macchina e noi sciogliamo questa cera e ci facciamo dei fogli ceri. Per cui partire con questi sistemi moderni significa guadagnare il 50%. Ma non solo per mangiare il miele, ma per un altro motivo insospettabile, quello di curare le ferite.
Ah, sì, sì, si produce propoli. È per te scontato, per me no. Sì, scusami, l'avevo dato per scontato. Sì. Si produce miele, con il quale noi abbiamo cominciato a curare le piaghe tropicali e le ferite. Inoltre ci sono alcune persone... Al posto degli antibiotici. Ci sono alcune persone che sono completamente allergiche agli antibiotici. Quindi è pericolo di shock anafilattico. Allora noi abbiamo sostituito con la cura del miele. Quindi una cura naturale, sì, dando la possibilità a loro di produrlo, sì, quindi di venderlo, quindi far guadagnare loro. Esatto. E quindi un circolo veramente virtuoso. E veramente... questo l'abbiamo fatto in collaborazione con l'ufficio dell'agricoltura, che non avevano questa macchina, ma avevano un grossissimo amount di cera, e tutto quello che noi facciamo tentiamo di farlo con gli uffici governativi. Questo è come sta cambiando la comunità in questo momento, sì, la comunità di Gute Abbacuna. 29 anni di missione sull'Aro, ma anche la tua vita è cambiata tantissimo, perché tu avresti dovuto fare l'insegnante di scuola, sì, materna. Scuola materna, scuola, sì, materna. Ho lavorato 7 anni. Sì. Poi ad un certo punto ti sei ritrovata a dover fare un viaggio in Uganda. Nel 1978. Eri una laica, una ragazza, sì, una giovane. Una giovane alla della quale Versilia, di Viareggio. Quindi... è sempre piaciuto l'Africa, i racconti che ho ascoltato da qualche missionario. Poi io ho un cugino comboniano. E io sono stata scelta dal paese per andare a accompagnare una signora, la mamma di questo missionario, che doveva andare in Uganda. Siamo nel 1978, c'era ancora Idi Amin Dada. Siamo stati giù un mese e mezzo abbastanza tranquilli, poi è scoppiata la guerra e abbiamo dovuto tentare di raggiungere l'aeroporto il prima possibile. Quell'esperienza è stata indimenticabile per me. Sono stata accolta dalle suore comboniane come se fossi una di loro. E mi ricordo ancora, c'ho ancora il profumo di una camelia bianca che Sor Luigia mi fece trovare in camera. Non potevo far niente perché non conoscevo la lingua, ma cercavo di rendermi utile nei piccoli spazi che potevo. E quei villaggi, quella gente, quella semplicità mi ha preso il cuore. Quando siamo dovuti scappare e siamo arrivati a prendere perché l'ultimo... Perché c'erano le truppe tanzaniane. Le truppe della Tanzania arrivavano dal Lago Vittoria. Quando siamo arrivati a prendere l'ultimo aereo, che poi l'aeroporto di Entebbe è stato chiuso, io non mi ricordo se sono caduta o se mi sono inginocchiata, ma ho baciato la terra, quella terra rossa di Kampala. E mi sono detta, ho sentito dentro di me, tu qui ci ritornerai. Scoppiai a piangere, poi montai sull'aereo e ritornai a casa. E così è stato, perché tu e ci sei tornata. Stato. Dopo 10 anni ci dopo sono. E quando hai detto a casa a papà Olinto, un carabiniere, che saresti stata missionaria, e poi insomma... In un primo momento non ci credevo. Poi ha tentato di fare un pochino di, come si dice, di ostruzionismo e poi si è arreso anche lui. Anzi, è diventato il tuo primo fan. Mi ha accompagnato a Roma il giorno della professione a Buccinego, è venuto quasi con tutto il paese, sono venuti con 2 pullman. Organizzati tutti da Papa Olinto. Da Papa Olinto. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Hai cambiato... La trasformazione. Ecco, la trasformazione. Che cosa direbbe di te oggi San Daniele Comboni? Della tua missionarietà in Etiopia, Sor Laura. Ma visto che oggi è la sua, la vostra festa. Penso che gli somiglio un pochino quando lui ha detto, voleva presentare il progetto alla Chiesa Universale, perché aveva capito che l'Africa è un paese così grande, un continente, che una congregazione da sola non ce l'avrebbe fatta. Gli africani lo avevano preso così tanto che non poteva non fare quello che ha fatto. E mi ricordo che un giorno disse, mi butteranno fuori dalla porta, perché il progetto non è stato accettato così entusiasticamente subito, disse, mi butteranno fuori dalla porta, ma io rientro dalla finestra. Ecco, in questo gli somiglio molto. Ti ci ritrovi? Sì. Quando penso che è giusto fare una cosa, e lo sento nel cuore, ovviamente deve essere anche verificato a livello di comunità, però mi ci metto e se non è la prima, la seconda o la terza, ma si sfonda. Eppure quando sei arrivata in missione, Sor Laura, a un certo punto forse era un missionario, un vecchio missionario, Fullasa, sì, ti disse guarda che qui devi lavorare sodo per diventare il prima possibile inutile. Fu padre Bruno Maccani. Questo ti ha un po'... Sì. Disarmati, dice come? Io qui vengo per fare tutto. Esatto, ero appena uscita dal noviziato, poi andai in Inghilterra per imparare la lingua
quando uno arriva in Africa pronto per cominciare a lavorare, mi smontò un po' e gli chiesi: ma perché? E lui mi disse: ricordati quello che ti ho detto, cerca di lavorare sodo per diventare il prima possibile inutile. E quando l'hai capito questo? È dopo qualche anno. In che modo? Quando abbiamo preparato i primi infermieri a Fullase, sono ritornati dalla scuola e io mi sono allontanata dalla visita diretta dei malati e seguivo e coordinavo. E ho visto ovviamente che con la conoscenza della cultura, con la conoscenza della lingua, il lavoro che faceva l'infermiere era 100 volte più bello, 100 volte più incisivo di quello che facevo io. E mi sono ritornate in mente le parole di padre Bruno. Perché poi tra l'altro la scelta di diventare infermiera tu l'hai maturata da missionaria. Sì. Quindi quando sei partita dici vado nella missione. Perché la scelta di diventare infermiera? Perché c'è sempre bisogno di una persona che curi anche il corpo oltre che l'anima? No. O per qualche altro motivo? Perché io ho fatto un'esperienza nel periodo in cui facevo discernimento della mia vocazione. Mi sono riscoperta a volte lebbrosa nel cuore. La malattia della lebbra è una malattia che attacca i nervi sensibili, i nervi sensitori. Quindi mi riconoscevo come in una parte della mia vita, ecco, che ero stata ammalata di lebbra. Ammalata di lebbra perché ero diventata insensibile, mi ero allontanata un po' anche dalla fede, dal Signore. Quindi quando Lui mi ha riabbracciato e non ha avuto paura, vergogna, timore della mia lebbra, allora io ho sentito che avrei dovuto fare qualche cosa di simile. Per cui ho detto, se voglio andare a lavorare con i lebbrosi e voglio riabbracciare i lebbrosi, voglio fare l'infermiera. Ed è quello che tu hai fatto, cioè tu veramente hai fatto il San Francesco, il Gesù in Etiopia, sì. Hai abbracciato un lebbroso. Nessuno, ovviamente questo non è così semplice, perché c'è anche lo stigma culturale del, sì, lebbroso, eppure tu l'hai abbracciato fisicamente, letteralmente, il lebbroso. In quel momento che cosa hai provato? Che cosa ti ha spinto? Ero a Fullase e questa signora cieca era senza mani, aveva i moncherini e era lebbrosa. Lei veniva alla missione tutti i giorni per avere delle iniezioni e ovviamente non vedendo un giorno aveva bisogno di essere aiutata, stava cercando lo scalino che non lo trovava. Quindi io mi avvicinai e mi trovai praticamente tra le sue braccia. Allora l'ho abbracciata e ovviamente quando si sentono le deformazioni delle mani fa un po' impressione. Però ho detto, Signore, stringimi. E probabilmente il Signore ha stretto me, ma io ho stretto molto forte questa signora. Ci siamo trovate tutte e due a piangere e lei che ha cominciato a cantare. Aveva una voce bellissima. Mi ricorda un po' il film Mission, non so se ti ricordi, sì, quel, sì, bambino, sì, che sì. Una voce angelica. Questa donna stessa. E da lì ho continuato a lavorare con loro. So, Laura, siamo in chiusura, ancora un paio di cose. La prima, tu hai portato un libretto e perché è giusto che tu ci legga qualcosa che ti aiuta nella tua missione, nella tua vita. Che cosa è che ti aiuta e da dove è tratto? Allora, questo è tratto dagli scritti di Daniele Comboni quando lui torna in Africa, che è stato consacrato vescovo. Ecco, anche noi siamo chiamati, consacrati e inviati. Allora, le parole di Comboni le sento molto mie, quindi se posso leggerle. Io ritorno fra voi per non mai più cessare di essere vostro e tutto al maggior vostro bene consacrato per sempre. Il giorno e la notte, il sole e la pioggia, il ricco e il povero, il sano e l'infermo, il giovane e il vecchio, il padrone e il servo avranno sempre accesso al mio cuore. Io prendo a far causa comune con ognuno di voi. E il più felice dei miei giorni sarà quello in cui potrò dare la vita per voi. Allora, se volete incontrare Suor Laura Gimignani, missionaria comboniana, sappiate che il 21 ottobre nell'Open Day Missionario, nella Casa Generalizia delle Missionarie Comboniane a Roma, in Viale Tito Livio 24, lei ci sarà, potrà parlare con chiunque di voi. Oppure sul sito comboniane.org per avere tutte le informazioni e anche per sapere della rivista Comboni Femme Magazine, per sapere come si può abbracciare un lebbroso così come ha fatto la Suor Laura. Grazie Suor Laura e buon ottobre missionario. Grazie anche a te, Maurizio.